Vera Tripodi, filosofia della sessualità, edito da Carocci. Vera Tripodi, o Tripodi, filosofia della sessualità, nella collezione Le bussole di Carocci Editore. Il libro è stato edito nel 2011. Il titolo Filosofia e sessualità è fuorviante per il libro di Vera Tripodi su Gender Studies, che non riguardano né la filosofia della sessualità né la sessualità nella filosofia. Post filosofia femminista della sessualità? Si tratta di questo? Occuparsi di quale sia la teoria della sessualità di filosofi come Deleuze e Derrida esporrebbe già a un'indagine sulla psicanalisi. Tanto entrambi questi filosofi hanno lavorato tra filosofia e psicanalisi e non solo a proposito della sessualità. La teoria sessuale di Foucault, al quale si richiamano varie correnti dei gender studies, è filosofia? Michel Foucault era filosofo? Era un sociologo? Dalla sua tesi sulla malattia mentale, era uno psicologo? Occorrerebbe un termine nuovo, una catacresi, per indicare gli studi di genere. Non basta la parola studio per qualificare una ricerca nell'ambito della world culture, ovvero nel supermarket delle pseudoculture. Vera Tripodi è dottore di ricerca in logica e epistemologia alla Sapienza di Roma. Si tratta allora di logica e epistemologia del genere o degli studi di genere. Più che in modo affermativo sarebbe da porre come questione se si tratta appunto di questo. La quarta di copertina ci istruisce sulla sua attività che oggi si svolge presso il centro di ricerca Logos dell'Università di Barcellona e si è svolta anche presso il Center for Gender Research dell'Università di Oslo. Quindi, se gli studi di genere si stanno diffondendo nelle università altre che da quelle americane, è perché interessano il business e il controllo sociale. Il pensiero anticonformista sul genere inteso come genere sessuale, come sorto negli Stati Uniti, è diventato un nuovo conformismo e come tale comincia a essere letto pur da prospettive differenti, come può essere quella della psicanalista Luisella Mambrini, che annota subito che gli studi di genere sono senza clinica e senza la nozione di inconscio. Ergo, sono consci, sono connotativi, sono il frutto di una pressione sociale, la cui dialettica è da valutare se non sia priva di etica, di estetica e di clinica, come il conformismo che avversa. Vera Tripodi offre il catalogo del settore Gender Studies del supermarket e questo aspetto tende a ontologizzare il supermarket, a far credere nella sua propaganda e nella sua realtà, che invece è fantasmatica, non essendo altro che un tentativo di padronanza e di controllo sulla vita, ovvero un aggiornamento del pensiero greco
incastrato tra Platone e Aristotele. Non solo gli umani sarebbero schiavi delle differenze di genere, biologiche o culturali è la stessa cosa, ma parteciperebbero attivamente alla liturgia e alla cerimonia della loro riproduzione, università e supermarket comprese. Gli studi di genere non mettono in questione nemmeno la nozione di genere, anzi hanno sdoganato la nozione di razza che adesso figura nuovamente nei supermarket. Essenzialismi e costruzionismi in materia di sessualità, di sesso, di genere, di classe, di razza, di famiglia, di clan, di ceto, di banda, di cricca, di gruppo, non mettono in discussione il primato del fallo. A mettere in discussione il primato del fallo, senza riuscire a sgonfiarlo nella sua arte pneumatica, è rimasta l'isteria, che ovviamente non esiste più da anni, tolta anche dal catalogo statistico a portata di mano della classe psichiatrica. È rimasta anche qualche tosse nervosa che per l'appunto non riesce a mandare giù la panzana dell'esistenza del primato del fallo. La più grande cappella freudiana, in tutti i sensi, possibili e impossibili, immaginabili e inimmaginabili. Vera Tripodi costruisce una rete di letture del pensiero post-filosofico, post-ideologico e post-mentalista degli studi di genere. C'è che di farsi una erudizione in materia. Su una scheggia di sapere viene costruita una montagna di scienza del discorso che viene sollevata e scagliata in mare dal perché di un bambino o di una bambina. È sempre il caso del piccolo Sigmund. Vale il gioco di porsi le questioni che si è posto via via per anni e anni, e anche quelle che non si è posto, per esempio, sul perché il suo nome fosse Sigismund Shlomo e non Sigmund. E come esempio di scheggia, con una briciola della teoria di Freud della melanconia, Judith Butler vince la palma del dibattito internazionale del femminismo con una teoria della soggettività che le permette di fare ciò che vuole nel supermarket della sessualità. Quindi il team Gender Studies è al giro di boa della rivoluzione del paradigma di Kuhn. Sta vincendo ogni coppa, come le teorie cognitivo-comportamentali stanno vincendo ogni Nobel a portata di mano di animale uomo. Tra essenzialismo e costruzionismo, Vera Tripodi pare trovare la sua via nel secondo aspetto. Solo alcune sette e alcune frange fondamentaliste dei tre monoteismi sono rimaste giubilatoriamente essenzialiste. Gli studi di genere, e non solo Vera Tripodi, guadagnerebbero molto ancora prima di confrontarsi con la psicanalisi di Freud, di Lacan e di Verdiglione a leggere Peirce e in particolare la sua distinzione tra denotazione e connotazione, essendo il socialmente costruito pura connotazione. L'indagine sulla denotazione, che in Freud è quella sull'inconscio, svincolerebbe già la ricerca dall'essenzialismo, che è senza notazione,
senza tripartizione del segno. Arriva a farne ben 12 di tripartizioni del segno, Peirce. Il socialmente costruito, comprensibile come macchina di guerra contro l'impianto fallico e la sua significazione, rinvia alla coscienza e al conscio nell'illusione dell'inconscio. Il simbolico e il reale impediscono l'ipotesi del supermarket delle costruzioni sociali dove ognuno fa ciò che vuole ed è il bambino re. Il dibattito per stabilire un confine netto tra natura e cultura, tra innatismo biologico e costruzionismo sociale, entrambi disponibili all'acquisto per i totalitarismi, è in stallo da sempre. Ovvero le categorie sono connotative, il che corrisponde a cercare, quando il punto si fa linea, come fa Kandinsky, quando l'uomo si fa donna e viceversa, quando il corpo si fa mente e viceversa. Nessuna questione di cifra è posta nel modo particolare e specifico del caso intellettuale di Vera Tripodi. Rimane la separazione delle carriere, ovviamente senza mai poter trovare la distinzione ricercata. Rispetto al dualismo corpo-psiche è da leggere anche il contributo di Yeshayahu Leibowitz. La radicalità dell'indagine e della ricerca di Leibowitz è data dal fatto che avverte l'impossibilità di una risposta sulla questione corpo-psiche. Il compito massimo di Vera Tripodi, che è quello universitario, e si potrebbe indagare quanto della costruzione sociale universitaria richiede l'agente esecutore del protocollo, è quello, citiamo, di tracciare alcune distinzioni terminologiche. Così quello che è un preliminare del viaggio e del suo glossario è dato già come fine. Tra l'altro è impossibile tracciare la traccia che trova la sua condizione della distinzione che è un aspetto dell'oggetto della pulsione anche come sguardo, come straniante, come io che è tutto meno che soggetto. Mentre se esistesse questo beneamato soggetto, la creatura gnostica a disposizione di ogni teoria teologico-politica avrebbe a disposizione ogni cosa, dall'identità della razza, dalla classe sociale, al genere, che per definizione è gerarchico. Ma non tutti sono uguali, alcuni sono più uguali, seletti e eletti nell'iperinclusione fallica, mentre altri sono esclusi. Al massimo possono beneficiare del supplemento, come nell'ipotesi del godimento femminile, al di là del fallo teorizzato da Jacques Lacan. Quella degli studi di genere non è un'analisi del genere, ma una sua algebra tra le infinite algebre. L'aspetto geometrico esecutivo, dallo chef executive allo schiavo executive, è quello degli infiniti modi d'essere uomo e dei modi di essere donna. L'inconscio non permette questo infinito potenziale e per l'appunto è l'infinito in atto, l'intervallo stesso che procede dall'apertura e alla sua condizione nel sembiante. Nulla di apparente,
nulla di socialmente costruito. L'oggetto indistruttibile è anche incostruibile, né da parte dei dominanti né da parte dei care. Gli studi di genere, sino alla distinzione terminologica di vera tripodi, inseguono il controalbero delle divisioni classificate e canoniche, ovvero santificano lo stesso albero, lo stesso totem ligneo, al quale immolano la loro vita per l'esclusivo vantaggio della sopravvivenza, anche quella del termine razza. Leggiamolo nello scaffale del supermarket globale. Dice Vera Tripodi: è solo utilizzando una precisa nozione di razza che, per esempio, è possibile pensare a una società più equa, combattere discriminazioni sociali o difendere i diritti dei gruppi oppressi e subordinati. Corrisponde a un libro dal titolo Dimagrire mangiando. In quanto sociologicamente facente parte dei gruppi oppressi e subordinati, non abbiamo nessun bisogno della nozione di razza, che è indice non decaduto di razzismo. Questo fair play nell'uso del razzismo linguistico non ha impressionato neanche Heidegger, quando nel 1936 ha accettato di tenere una conferenza a Roma, il cui ingresso era proibito agli ebrei. La libertà sessuale spronata dagli studi di genere è quella del soggetto, del prigioniero della caverna platonica, che peraltro è solo immaginata da Platone per l'amico Glaucone. L'algebrista e il geometrista, questi sono. La punta teorica degli studi di genere è offerta da Judith Butler, che insegue le teorie della soggettività e dell'assoggettamento, ovviamente senza riuscire a distinguere l'una dall'altra, perché sono la stessa cosa, un'ipotesi chimerica. In breve, anche con il libro di Vera Tripodi ci troviamo dinanzi a un archivio, anche sulla questione della pornografia, la cui lettura resta da fare. Nella migliore delle ipotesi, l'università è una fabbrica di archivisti e non sarà per domani la fabbrica dei lettori.